Benvenuti in Francia, un paese che non smette mai di stupire. Preparatevi a scoprire un mondo di meraviglie nascoste, di segreti affascinanti e di curiosità che vi lasceranno a bocca aperta. Oltre alla Torre Eiffel e ai deliziosi croissants, c'è molto altro da sapere sulla Francia. Viaggeremo attraverso il tempo, esplorando paesaggi mozzafiato e città piene di storia. Insieme, conosceremo le stranezze e le tradizioni che rendono questo paese così unico. Siete pronti a salire a bordo per una nuova emozionante avventura? Allacciate le cinture, il viaggio sta per iniziare! Se il video dovesse piacerti, lascia un like ed iscriviti al canale. Grazie e buona visione! Parigi, la capitale della Francia, nasconde un segreto affascinante. La sua icona più famosa, la Torre Eiffel, non è sempre della stessa altezza. Ogni estate, come per magia, la Torre di Ferro si allunga. Incredibile, vero? Questo fenomeno è dovuto alla dilatazione termica. Con il salire delle temperature, il metallo della struttura si espande, facendo crescere la torre di ben 15 centimetri. Immaginate la genialità degli ingegneri che l'hanno progettata tenendo conto anche di questo fattore. In Francia, la baguette non è solamente un semplice pezzo di pane, è molto di più. I francesi prendono il loro pane davvero sul serio, tanto che esistono leggi che ne stabiliscono la lunghezza. Una baguette autentica, infatti, deve misurare tra i 55 e i 65 centimetri. Immaginate il lavoro dei panettieri che ogni giorno devono misurare attentamente le dimensioni delle baguette da sfornare. La Statua della Libertà, un dono d'amicizia da parte dei francesi. Questo simbolo universale di libertà non è nato negli Stati Uniti, come molti pensano. La scultura, che attira ogni anno milioni di visitatori, è un regalo fatto dalla Francia agli Stati Uniti. La Statua della Libertà di New York, infatti, fu realizzata dallo scultore francese Frédéric Auguste Bartholdi, un gesto che sottolinea i valori di libertà e democrazia condivisi dalle due nazioni. Sapevate che la Francia detiene il record mondiale per il maggior numero di castelli al mondo? Beh, ce ne sono oltre 40.000. Innumerevoli fortezze medievali e sfarzosi palazzi rinascimentali punteggiano la campagna francese. Ecco i più celebri: Castello di Chambord, Castello di Chenonceau, Castello di Fontainebleau, Castello di Carcassonne. Non fatevi ingannare dalle imitazioni. Solo lo spumante prodotto nella regione Champagne-Ardennes, in Francia, può fregiarsi del prestigioso nome Champagne. Questo perché la zona vanta una tradizione secolare nella produzione di vini frizzanti, fin dai tempi degli antichi romani. Qui potrai assaporare il gusto autentico e raffinato di questo spumante, come se fossi un vero re. Siete amanti del formaggio? Allora la Francia vi farà impazzire. Con una produzione annuale di circa 1,7 milioni di tonnellate, la Francia è leader mondiale nella produzione di formaggio. La nazione vanta oltre 1.500 tipi di formaggio diversi, raggruppati in 8 categorie. Paradossalmente, potreste assaggiare un formaggio diverso ogni giorno per oltre 4 anni senza mai mangiare due volte lo stesso. Dopo ogni morso, scoprirete sapori, consistenze e profumi unici che vi conquisteranno. Il soprannome di Parigi, città della luce, non è casuale. Parigi non è stata solamente un faro culturale durante l'Illuminismo, ma anche una delle prime grandi città europee ad utilizzare in modo massiccio l'illuminazione stradale su viali e monumenti. Immaginate l'atmosfera magica che si respirava passeggiando per le strade parigine illuminate di notte, come in un sogno a occhi aperti. Sempre a Parigi, nel 1662, è stato inaugurato il primo sistema di trasporto pubblico al mondo, l'omnibus. Si trattava di carrozze trainate da cavalli che percorrevano tragitti prestabiliti, un'idea rivoluzionaria che ha ispirato successivamente i mezzi pubblici di tutto il mondo. Il Louvre, uno dei musei più famosi al mondo, ha una storia ricca e affascinante che pochi conoscono in dettaglio. Originariamente costruito da Filippo Augusto come fortezza per difendere Parigi dalle invasioni vichinghe,
Il museo conserva ancora resti di questa struttura medievale. Durante la Rivoluzione francese, nel 1793, il Louvre fu trasformato in museo e aperto al pubblico, inizialmente con solo 530 dipinti, principalmente opere confiscate dalla Chiesa e dalla nobiltà. Il museo si estende su oltre 72.000 metri quadrati e ospita oltre 35.000 opere d'arte. Pensate che per vedere tutte le opere esposte, dedicando ad ognuna solo 30 secondi, ci vorrebbero circa 100 giorni. Tra i fatti più curiosi che caratterizzano la storia del Louvre, si ricorda il furto della Gioconda nel 1911 da parte di Vincenzo Perugia, che la nascose per 2 anni prima di essere catturato, e lo spostamento di moltissime opere durante la Seconda Guerra Mondiale per proteggerle dai nazisti. Oggi, con circa 10 milioni di visitatori ogni anno, il Louvre è il museo più visitato al mondo, rappresentando una delle principali attrazioni turistiche della Francia. Il nome Luigi XIX vi dice qualcosa? Quest'uomo regnò in Francia per la bellezza di 20 minuti. Il suo fu il regno più breve della storia. Luigi Antonio di Borbone salì al trono dopo l'abdicazione di suo padre, Carlo X, durante la Rivoluzione di luglio del 1830. Tuttavia, il suo regno si concluse quando abdicò a favore del nipote, che divenne Luigi Filippo I. Chissà cosa avrà pensato in quei 20 minuti vissuti da re? Sicuramente è stato il monarca che ha firmato meno decreti in assoluto. La Francia è stata un'incredibile fucina di geni. Sapevate che il pallone ad aria calda, lo stetoscopio, il temperamatite e molte altre invenzioni che usiamo quotidianamente sono nate proprio in terra francese? La creatività e l'ingegno dei francesi hanno contribuito a plasmare il mondo moderno, dalla pastorizzazione al Braille, un sistema di lettura e scrittura per non vedenti e ipovedenti, passando per la scatola di latta. La Francia ha una lunga storia di innovazione che ci ha portato oggetti diventati ormai indispensabili. Preparatevi a viaggiare nel tempo fino al 1895. È proprio a Parigi che i fratelli Lumière, Auguste e Louis hanno organizzato la prima proiezione cinematografica pubblica della storia. Immaginate lo stupore del pubblico del Grand Café sul Boulevard des Capucines quando, il 28 dicembre, assistette a una serie di corti proiettati grazie al rivoluzionario cinematografo dei fratelli Lumière. Fu l'inizio di un'epoca d'oro per la settima arte. Nato nel 1903 per aumentare le vendite di un giornale, il Tour de France si è trasformato nella gara ciclistica più prestigiosa del mondo. Da semplice evento locale è diventato un fenomeno globale che appassiona milioni di persone. Atleti provenienti da ogni angolo del pianeta si sfidano su un percorso impegnativo, regalandoci imprese sportive epiche e dimostrandoci la tenacia e la forza di volontà che si nascondono dietro questo sport. Scordatevi delle classiche colazioni parigine con croissant e caffè. Questo simbolo della pasticceria francese in realtà ha origini austriache. Nel XVII secolo i fornai viennesi pensarono bene di celebrare una vittoria contro l'impero ottomano creando un dolce a forma di mezzaluna, proprio come il simbolo dei loro nemici, noto come Kipferl. Diversi ufficiali di artiglieria austriaci aprirono una panetteria a Parigi, facendo conoscere ai locals questo dolce. I francesi, con la loro rinomata abilità culinaria, presero ovviamente la palla al balzo. Dopo aver migliorato la ricetta con la loro tecnica di pasta sfoglia, crearono il croissant più leggero e arioso che conosciamo e amiamo oggi. La cucina francese è stata insignita dall'UNESCO dello status di patrimonio dell'umanità. Si tratta di un'esperienza che va oltre il semplice pasto. Lunghe tavolate, ingredienti locali di altissima qualità, abbinamenti molto ricercati tra cibo e vino. Insomma, un po' come in Italia, si tratta di un'arte vera e propria. Con ben 15 premi Nobel per la letteratura assegnati a poeti, romanzieri e scrittori, la Francia detiene il record mondiale. Si parte da Sully Prudhomme, il primo vincitore francese, per arrivare a nomi illustri come André Gide, Albert Camus e Claude Simon.
La Francia ha davvero tanto da raccontare e lo fa con una maestria che viene riconosciuta a livello internazionale. Sapevate che la Francia è la destinazione turistica più gettonata al mondo? Circa 80 milioni di visitatori ogni anno scelgono questa nazione come meta per le proprie vacanze. Dalle bellezze naturali alle città d'arte, dalla storia millenaria alla cultura raffinata, la Francia ha qualcosa di diverso da offrire per ogni tipo di viaggiatore. Liberté, égalité, fraternité. Questo motto, che significa libertà, uguaglianza, fratellanza, racchiude l'essenza stessa della Francia. Nato durante la Rivoluzione francese, rappresenta i tre valori fondanti del paese, un ideale che continua a ispirare la Francia e il mondo intero. Non ci crederete, ma ogni anno i francesi consumano ben 25.000 tonnellate di lumache, meglio note come escargot. Si stima che ogni persona ne mangi circa 6-7 all'anno. Esse vengono solitamente cucinate con burro e aglio, al brodo di pollo o al vino. Perché, secondo voi, Italia e Francia sono spesso viste come nazioni rivali? Entrambi i paesi hanno una storia complessa, segnata da diversi eventi. L'invasione dell'Italia da parte della Francia nel 1494, guidata da Carlo VIII, iniziò un periodo di turbolenza e alleanze mutevoli che seminò grande sfiducia e rivalità. Le campagne di Napoleone Bonaparte ebbero un profondo impatto sull'Italia. Molte regioni italiane furono annesse all'impero francese e il dominio napoleonico sconvolse le strutture tradizionali italiane. Dopo la caduta di Napoleone, il Congresso di Vienna ridisegnò la mappa dell'Europa, influenzando i territori italiani e contribuendo a un'eredità di risentimento. L'unificazione dell'Italia, durante il Risorgimento, nel XIX secolo, fu in parte influenzata dall'opposizione al dominio francese e austriaco in varie regioni italiane. All'inizio del XX secolo, la rivalità continuò, specialmente durante le guerre mondiali, quando Italia e Francia si trovarono su fronti opposti in diversi momenti. In aggiunta ai sopracitati eventi, gli italiani possono percepire i francesi come distaccati, arroganti e troppo orgogliosi della loro cultura e intellettualismo. Questo stereotipo è spesso rafforzato dalla percezione della superiorità culturale e culinaria francese. Al contrario, gli stereotipi francesi sugli italiani spesso li dipingono come eccessivamente emotivi, disorganizzati e troppo appassionati. Questi cliché possono apparire nei media e nel discorso popolare, alimentando irritazioni reciproche. Inoltre, essendo due delle principali economie in Europa, Italia e Francia si trovano spesso in diretta competizione. Entrambe le nazioni sono potenze nell'industria della moda, con Milano e Parigi che sono capitali mondiali della moda. Questo crea un ambiente competitivo, con ogni paese che cerca di superare l'altro nell'alta moda e nei mercati del lusso. Le cucine italiana e francese sono celebrate a livello globale e c'è una rivalità amichevole ma intensa su quale cibo e vino siano superiori. Questa competizione culinaria è un punto di orgoglio nazionale per entrambi gli italiani e i francesi. Entrambi i paesi hanno settori automobilistici forti, ad esempio Fiat in Italia e Renault in Francia. La competizione nella progettazione, produzione e vendita di automobili alimenta ulteriormente la rivalità economica. Questi fattori insieme dipingono un quadro sfumato del perché potrebbe esserci animosità tra italiani e francesi. È importante ricordare che questi sono trend generali e non rappresentano le opinioni di tutti gli individui in entrambi i paesi. Siamo giunti alla fine di questo viaggio virtuale attraverso la Francia, un paese che ci ha stupito con le sue bellezze nascoste, i suoi segreti affascinanti e le sue curiosità stravaganti. La Francia è una nazione ricca di storia, cultura e tradizioni che aspettano solo di essere scoperte. È un luogo dove l'arte, la musica e la gastronomia si fondono in un'armonia perfetta. È un paese che ha dato i natali a grandi geni e che continua a ispirare il mondo con la sua creatività e il suo savoir-faire.
Se siete rimasti incuriositi da quello che avete visto e sentito, non vi resta che prenotare il vostro biglietto aereo e partire alla scoperta di questo meraviglioso paese. La Francia vi aspetta a braccia aperte, pronta a conquistarvi con il suo fascino irresistibile. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Un ringraziamento speciale a tutti voi che avete seguito questo viaggio con me. A presto!